bandiere rosso-blu e drappi giallo-rossi in un mare di ombrelli. Su questa punizione di Cerio, girata di testa in rete da Cavazzuti al 23esimo minuto, la Roma vince praticamente la partita. Contro lo sciabolatore Ballacci, il fiorettista Galli oggi avrà spesso buon gioco. Per interrompere il suo sconcertante duetto con Venturi non c'è che la soluzione di forza. Ma i calci di punizione sono pericolosi come questo. Dopo la fortunosa parata di Giorcelli su tiro di Giuliano, Ballacci atterra Galli e l'arbitro decreta il rigore, che Pandolfini trasforma nel secondo gol giallorosso. Siamo alla mezz'ora. Ancora Ballacci protagonista, la sua irruzione a gamba alzata ha impedito a Moro la parata per cui l'arbitro non ha concesso il gol. Vane le vivaci proteste dei bolognesi. All'inizio della ripresa, sotto la neve sempre più fitta, rigore contro la Roma e Ballacci permette a Moro di pararlo. Ma la ripresa da terra dimostra che il portiere è stato bravo, anche se il tiro non era fortissimo. Sullo slancio dello scampato pericolo, la Roma, su azione Cavazzuti-Pandolfini, segna con Galli, 3-0. Il Bologna non si arrende, segna a sua volta con Pivatelli, ma è tutto. Da questo momento contro la porta di Moro si infrangeranno tutti i generosi tentativi dei rosso-blu. Sotto la neve che comincia ad imbiancare il campo, i giocatori e gli spettatori, il convulso finale assume aspetti drammatici, degni della grande partita. Grande partita che la Roma ha vinto in armonia con la tradizione propizia, rispettata per il terzo anno consecutivo. La stretta di mano di Pivatelli a Cavazzuti e Venturi suggella nel modo migliore questa che possiamo definire la battaglia della neve e del fango. Nel sorriso di Eliani, la gioia per la grande vittoria.